Buonasera amici del tubo, stasera vi farò vedere come rendere smart il nostro Bluetti C200P con la batteria B300. Questo è per far sì che la sera in automatico si accenda la batteria che fa la power bank del C200P e attivi in automatico l'inverter. Dato che questo Bluetti C200P non ha possibilità di essere collegato in Bluetooth o Wi-Fi, ho cercato di rendere smart l'accensione dell'inverter AC e il backup della batteria tutto off grid dopo il tramontare del sole con le funzioni automatiche delle switchbot. Eccoci qua, come detto prima, qua abbiamo una batteria Bluetti B300 che viene ricaricata da FTV fotovoltaico esistente e da AC perché in questo caso ho già un impianto esistente fotovoltaico abbastanza datato che però non ha la possibilità di caricare le batterie. Essendo già un impianto funzionante e incentivato, non è possibile aggiungere batterie o diventerebbe la burocrazia troppo alto. Quindi l'unico metodo in questo caso è usare dei Bluetti alimentati in AC attraverso i suoi alimentatori solo quando sono in eccedenza di energia, quindi quando sto emettendo energia in rete, non sto consumando, incomincio a ricaricare in AC i miei Bluetti, ma allo stesso tempo ho messo dei piccoli pannelli fotovoltaici che ricaricano anche in FTV, quindi FTV e in AC. Il secondo passo è questi blocchetti, che poi ho messo anche nel nastro per tenerli assieme, sono gli switchbot, sono praticamente delle switchettini comandabili via Bluetooth che hanno delle leve che vanno a premere dei contatti, o meglio sono pubblicizzati su internet, su eBay e su vari canali di vendita per utilizzare come interruttori smart. In questo caso ho utilizzato come smart per alimentare il mio Bluetti e che ha le funzioni. L'unico problema che hanno questi dispositivi è che vanno tramite Bluetooth. Per renderli attivi tramite wifi, quindi da esterno, bisogna acquistare questo moduletto che è praticamente un modulo infrarossi switchbot per comandarli da remoto. Adesso vi faccio vedere l'automazione. Quindi cosa succede? Io ho impostato in automatico sull'app switchbot che un'ora prima del calo del sole, quindi in base anche a, ovviamente agli orari, di fare una sequenza. In primis andrò a altrimenti premuto per più di 6 secondi il pulsante in modo che lampeggerà e diventerà in modo AC per regolare energia e rientrare l'alimentatore. Il secondo passo sarà dare un tocco con questo qua al touch in modo di abilitare il touch display prima di un minuto del time out del suo display. Darà il secondo colpo in modo che mi si aprirà il finestrello di pop up dell'inverter AC. Questo è eventualmente per spegnere il modulo AC e questo dopo 20 secondi si avvierà per fare il modulo AC in modo da abilitare le mie uscite AC di casa mia. Vediamo la sequenza. Adesso mi sposto un attimo dall'app. Ok, testiamo l'automazione. Ok, si è chiuso il nostro sensore. In 6 secondi, infatti lampeggia. Prossimo passo, dopo 20 secondi di toccare il display, così almeno viene attivato, e prima di un minuto gli do il secondo colpo in modo da abilitare la C, quindi di abilitare il pop-up dell'inverter AC e quindi dire se accendersi o no. In questo caso l'uscita AC è disattivata. Pop-up. E entro 20 secondi poi si accenderà la levetta questa delle AC on. Eccoci qua, automatizzato. Attenzione che le uscite sono off grid, quindi tutte le volte che accendo questo inverter devo commutare in off grid. La commutazione avviene attraverso questi televisori, ovviamente anche questi al calare del sole. Commuto in
quindi con questi due contatti qua si vedono i contatti NC, praticamente la mia inner, la C è il contatto del Blue Yeti, il televettore viene alimentato direttamente dall'uscita C in modo che quando la batteria è esaurita, non essendo più alimentato il televettore, utilizza i suoi contatti NC e ritorna on grid attraverso l'Enel. Buona serata.